Oggi ho fatto una focaccia sofficissima come quella in panetteria, ma senza farina. Prendiamo 400 g di lenticchie rosse, io le ho messe in ammollo per tutta la notte e adesso vado a scolarle. E ora verso le lenticchie in un frullatore abbastanza potente. Cioè, Diana, è la prima volta che accade. Praticamente hai Guarda. messo più lenticchie sul tavolo che dentro il frullatore. No, scherzo, dai. Però un pochettino Dai, sono cadute, guardate qua. di solito faccio tutto bene, perfetto, Vabbè, adesso. dai, quanti di voi, vediamo, sono per precisissimi in cucina, non è mai successo nulla. Voglio proprio vedere, scriveteci qui sotto nei commenti. Non mi andava di rifarlo, quindi Vai va tranquilla. benissimo. Una volta messe tutte le lenticchie nel frullatore, anche quelle dal tavolo, aggiungo 50 g di olio d'oliva. Poi aggiungo 2 pizzichi di sale. Senti Diana, ma cosa stiamo preparando oggi? Oggi facciamo la focaccia. Wow, la focaccia! La focaccia, vedrai che meraviglia. E ora frullo il tutto. Vediamo un po' la consistenza, bella cremosa, perfetto. Adesso? E adesso aggiungiamo il lievito. Ora metto un attimo da parte le nostre lenticchie e qui in questa ciotolina verso 6 g di lievito di birra secco. Poi aggiungo 70 g di acqua tiepida e sciolgo il lievito. E quindi aggiungo anche il lievito che abbiamo sciolto. Frullo un'altra volta. E ci siamo. Adesso è diventato ancora più cremoso il nostro composto, perfetto. E ora che si fa? E ora ho preso, come vedi, una teglia rettangolare, un foglio di carta da forno e lo stavo tagliando per farlo aderire meglio nella teglia. Quindi vado a incidere dei taglietti qui negli angoli, faccio la stessa cosa anche qui. Oppure in alternativa potete semplicemente bagnare il foglio e strizzarlo, fate prima. Se facciamo prima, allora perché stai facendo questo procedimento? Perché è più bello da vedere un foglio Ok. così. Aspetta, devi farmi fare però, altrimenti adesso è brutto. Spennello la carta con dell'olio d'oliva. Abbondiamo, ragazzi. Deve essere bella unta. Ora versiamo il nostro impasto. Bello liquido, eh? È bello bello cremoso, sì. Ora con la spatola distribuisco bene tutto l'impasto. Questa sarà una focaccia un po' più bassa, magari croccante. Senza Vediamo. farina, tra l'altro. Sono proprio curiosa di vedere come verrà fuori questo esperimento. E adesso prendiamo 100 g di olive verdi e andiamo a tagliarle a fettine o a rondelle, insomma. E quindi ora ci mettiamo anche le olive sopra. Adesso aggiungo anche del rosmarino sopra. Guardate che bella, ragazzi. Ok. Ora la facciamo lievitare per almeno un'ora. Noi comunque la teniamo d'occhio, impostiamo un'ora e ci vediamo tra poco. Ed eccola qui, la nostra focaccia l'abbiamo fatta lievitare. E adesso siamo pronti per cuocerla, ma prima aggiungo ancora un po' di olio d'oliva sopra, così è bella umida e si scioglierà in bocca questa Mamma mia, non vedo l'ora di focaccia. assaggiarla, Diana. Sono proprio curioso di vederla una volta Anche cotta. io, guarda, poi io adoro le focacce, Ma chi lo veramente. dici? E poi ci andrebbe il sale grosso, ma io non ce l'ho, ragazzi, me lo sono dimenticato. Quindi aggiungete un po' di sale sopra, così come sto facendo io. Se avete quello grosso, usate quello grosso. E ora possiamo finalmente infornare questa meraviglia nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per 25 minuti. Andiamo!
la nostra focaccia è pronta e c'è un profumino incredibile in tutta la cucina, non vedo l'ora di assaggiarla, ma prima lasciate un mi piace come sempre al video, condividetelo anche, mi raccomando, supportateci e noi saremo sempre qui per voi con tante ricette buonissime senza glutine e senza latte. E vi ricordo che nel nostro libro Zero Glutine e Zero Rinunce trovate un capitolo tutto dedicato ai panificati, guardate qui che meraviglia. Wow. Quindi se la ricetta di oggi vi piace, se amate le focacce, amerete anche quel capitolo nel libro. Ovviamente tutte le ricette sono sane, senza glutine e senza latte, vi lasciamo il link qui sotto per acquistare il libro oppure lo trovate in tutte le librerie. Sei pronto? Io sono prontissimo e non vedo l'ora. 3, 2, 1... Guarda qui. No, vabbè. No, io non ci credo. E come non ci credi? Cioè, solo con le lenticchie praticamente. Eh sì, e guarda quanto è soffice. Guarda qui. Cioè, incredibile, non ha glutine questa focaccia. Io so. Ma non è neanche la farina, Diana. Non è neanche la farina, è vero, vero. Cioè, guardate qua, sembra una focaccia appena uscita da una panetteria. Proprio adesso dobbiamo tagliarla per vedere com'è però. E certo. Siete pronti per vederne un pezzo tagliato? Guarda qui. Cioè. Guarda quanto è soffice. Io non ho parole, ragazzi. Cioè, questa è una focaccia come quelle che mangiate con la farina. Uguale. Buonissima, incredibile. Guardate qua. Guarda qui che alveolatura, guarda. Tra l'altro ti do un'idea, Diana, adesso vabbè, non è preparato con il video, però possiamo anche farcirla dentro questa qua. Assolutamente sì, vero? Anzi, secondo me farcita... Sarà... Ciao. Ciao, ciao. Dai, posso assaggiare? Vai. Com'è? Mamma mia, ragazzi. Sapete cosa vi dico? Che più è fine e più è buona.